Allora, faccio le domande, non faccio diretta ma registro. Claudio Pea, prima domanda, lei sa già chi verrà a Reggio Emilia? No. Sì, Sakota. Sakota? Sakota che è un serbo, dico bene? Esatto. Aspetti, aspetti che ci provo senza guardare Wikipedia. È uno che ha giocato, se ricordo bene, Olimpiadi, mondiali, ha allenato già in Italia, Pesaro può essere? Credo Fortitudo, però. Ah, Fortitudo. Io mi affascinava l'idea del suo amico Simone Pianigiani, che è un mio antagonista, mi affascinava Pino Sacripanti, che è un caro amico. Simone Pianigiani costa per Reggio, costa troppo. Ma dopo Milano è andato in Cina, anzi no, è andato in Israele. In Cina e poi adesso dov'è? Non ho guardato. Adesso fa un altro lavoro dove guadagna bene. Ma cosa fa? Sempre nel basket o ha cambiato? No. Fa un lavoro in questo momento, non posso dirti Vabbè. qual è. Ma una roba quindi Cosa diversa come Flavio Portaluppi qualche anno fa? ma no fa delle tiene delle lezioni Sì, no, ma fondamentali a dei dirigenti di società sì, ma non fa. e guadagna molto di più Ma va bene, di ma non fa nell'allenatore. l'allenatore in Italia. Sì, Non no, fa l'allenatore, non fa nell'allenatore. non c'entra niente col basket, Ho per cui è capito. vita sua privata, non posso No, dirti. no, ci mancherebbe. Poi, ma Sakota quindi è l'uomo giusto? Lo conosce Claudio? Sì. Io conosco solo il nome, onestamente. Ma se so che in Italia c'era disponibile solo Sacripanti e non l'hanno preso, non so. Io onestamente avrei preso Sacripanti, visto che conosce più. Però, insomma, Senta, Sacota. e poi l'avrebbe esonerato Benetti? Io mai, ma se fanno un programma, appena perdo un paio di partite, salto un programma biennale, prima di mettersi non doveva essere Menetti, ma doveva essere Dalla Salma. Esatto, quello che ho scritto anch'io su allround.net. Poi avrebbe, ovviamente, so già la risposta, avrebbe confermato Attilio Cagliari, Attilio, e non per amicizia, perché credo lo strameritasse. Ne abbiamo già parlato privatamente in estate. Sì, ma Attilio ha anche un suo carattere, per cui è un po' come Conte del calcio, bravo, bravissimo, ma dopo un anno comincia a diventare pesante. Ma anche per i dirigenti, i giocatori, per tutti? Per tutti, sì, per tutti. Comincia a diventare pesante perché ha un carattere non facile. Sì, no, Però questo lui è bravo. no, Lui è molto bravo a salvare le squadre, adesso è andato a Scafati, ha vinto due partite importanti e io scommetto su di lui che arriva ottavo e va ai playoff. addirittura. Però ecco là, io lo conosco. Come ha fatto a Reggio l'anno Certo, scorso. certo, certo. E non che ovviamente è molto più bravo lui e io sono bravo a distruggere i rapporti, credo come lui. Però ovviamente parliamo di altri livelli, ma questo più di un anno così diventa pesante, non riesco a capire, cioè è troppo esigente, urla troppo, mette pressione, non riesco a capire perché io non ho visto un solo allenamento, ho fatto qualche domanda, poca in conferenza, mi ha pregato di essere più breve, poi è sbocciato l'idillio, eccetera. Pronto? Sì, no, dicevo, com'è che diventa pesante, Caglia? Non riesco a capire Ma questo. non è che diventa pesante, conto perché diventa pesante. Non ho detto pesante, io ho detto che è un allenatore che dopo un anno e mezzo, come ha fatto lui, ma è giusto che cambi aria perché lui tende più che altro a diventare il numero uno della società, mentre la società vuole i suoi spazi, cioè Ah, vuole ok, i soldi, benissimo, vuole. benissimo, no, questo mi è Ma chiaro. non ti ho detto che lui è uno dei migliori allenatori italiani. Perfetto, Punto. Questo non che lo discuto. È uno dei migliori allenatori italiani, io lo metto fra i primi cinque per me in Italia. Cioè, per me è molto più bravo lui di Messina. Oggi, ripeto, perfetto. Perfetto. cioè Addirittura. lui arriva ad un obiettivo, Messina
ultimamente non mi pare che abbia centrato tanti obiettivi. Certo. Comunque, pazienza. Claudio, prima di lasciarla a suo pranzo, le chiedo solo come sta? Mi ha detto di sbrigarmi a venirla a trovare, ma la sento bene. No, sì, io Vabbè. combatto la mia malattia e Senta, ma Reggio sto bene. non è ancora venuto con Max Menetti, con Massimiliano, Max Chef non è venuto da quando è ritornato, o è venuto e non c'ero io, non me ne sono accorto. Dove, scusa? A Reggio Emilia È venuto non è più tornato PEA per Menetti in questi mesi. dove? No, perché io non posso muovere più di 24 ore. E allora no, Ho capito. è meglio Ma in questo dove va a momento non vedere? La posso Reyer la va a vedere e Claudio non va a vederla? muovere. Vado a vedere tutte le domeniche, tutte le volte che gioco in casa, sia Treviso che la Reggia. Ah, quindi le più La vado a vicine. vedere Le più vicine. e Buono. quindi le più vicine le vedo, ma quelle le altre, poi con l'atmosfera che c'è a Milano non ci andrei neanche se mi regalano un biglietto. Claudio, Se l'ultimo. posso, vado a Bologna, se posso vado a Bologna, appena posso vado a Bologna. Per Il la 2 gennaio potrei essere a Bologna. l'Eurolega della Virtus o il No, campione? c'è campionato, c'è Virtus Armani, credo Ah, che va, ecco, che bravo. andrò. Senta, chiudiamo con questo. Aspetti, eh. Ah, ecco, un pensiero, due pensieri, perché poi mi perdo anch'io. All'europeo, no? Sì, E se fosse stato. siamo arrivati ottavi, giusto? Bisogna All'europeo precisarlo, siamo arrivati ottavi. sì. Va Sì, no, io intendevo bene? No, questo. bisogna precisarlo perché. Certo. No, Claudio, intendevo questo. Non c'è andato perché non sta bene le 24 ore o comunque non sarebbe mai andato. Chi non c'è Le andato? PEA a Berlino, o dove hanno giocato. Ma figurati se io vado a vedere il basket che gioca Pozzecco a Berlino. Ho altre cose migliori da Ma fare, al però. Mondiale di Sacchetti o all'Olimpiade a Tokyo sarebbe andato se fosse stato. Neanche Neanche. Sacchetti entra nelle mie grazie. Poi il Allora, Mondiale di Calcio. Il Mondiale di Calcio lo non lo vedo. guardo, non lo Come guardo. mai? Per il Qatar? Per Non lo protesta? guardo, il Qatar, tutte queste porcherie che stanno facendo. Giocare adesso, hanno distrutto i campionati, adesso stanno cercando di distruggere la Juve, va bene? Ecco, bravo, mi dica un pensiero sulla Juve. Si divertano pure, si divertano Non pure, ha andiamo a drogato il giocare mercato? Non ha drogato? senza la Juve. Non ha drogato il mercato la Juve, no? Ma può darsi che l'abbia anche drogato, ma quello che fa la Juve è la stessa cosa di Siena, uguale identica, Bravo, meno che vincono troppo. esatto. Sono così. Allora danno la colpa a Siena, quando il nero lo facevano tutte le società tranne la Virtus, perché c'era Renato Villada, Bravo. e che lui dava sempre su un cavallo bianco, imparando da Porelli non avrebbe fatto mai il nero. Tutte le altre società, compresa Milano, hanno fatto il nero. Ha pagato Siena perché aveva vinto troppi scudetti. La Juve Esatto. ne ha vinti addirittura 9, adesso non vogliono iscriverla al campionato, meglio, c'è una squadra in Serie C da seguire. Se vogliono, voglio vedere la Serie A senza la Juve, quanto si divertono e quanti contratti televisivi fanno. Pea, io chiudo gli occhi e ho davanti mentalmente la pagina del basket del giorno. Io ero al Carlino, scrivevo, imparavo il mestiere, Ezio Fanticini, Daniele Barilli, e ricordo i piani bassi con Reggio Emilia in A1, la firma MB, la sigla di Maurizio Bezzecchi, ma anche Adelmo Tagliavini, con tutte le partite. E non so, il giornale, ho lavorato 2 mesi grazie a Marco Lombardo con Elia Pagnoni vice. Nel 2008 parlavamo, con Elia Pagnoni si facevano le partite della Serie B tutte. Una pagina di basket in un grande giornale politico il lunedì, quanto siamo lontani, non tornerà più, semmai si fa tutto online, ma con. No, ma vabbè, il basket deve fare solo una cosa, tutto il resto sono chiacchiere, sono soldi buttati via. Deve fare solo una cosa, deve tornare sulla Rai Ammiraglia, Rai 1, Rai 2 e qualche volta Rai 3. Questo è l'unico obiettivo che deve avere il basket, altrimenti
se ti accontenti dei 37.000 che facciamo adesso, capisci che il basket... Chi sono quelli, i 37.000 nei palazzetti? 37.000 che ha fatto, non so neanche come si chiami, quella televisione. Ah, Eleven Sports. Eleven Sports. Prego? Eleven Sports. No, no, un'altra. Ah, quell'altra, la 9. La 9 fa solo una partita al mese, ce n'è un'altra ancora. Di Max si chiama. Ah, Di Max, sì, 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 Di Max, certo, certo, certo. Di Max l'hanno vista una partita, se non sbaglio, con 37.000. Però... Questo è l'audience. Allora capisci, quando fai un audience, una partita di Serie A, 37.000, di cosa stiamo parlando? Ah, sì. Cosa stiamo parlando? Mi dice quando ieri sera la partita di pallavolo delle donne, che Conegliano, come tu sai, penso, sono appena stato alla Supercoppa, sono appena stato a Firenze a mie spese gratis. E il campionato ha perso in casa 3-0 ieri. Certo. E tu vai a vedere gli ascolti, vedrai che avranno fatto mezzo milione di ascolti. Forza disintegrato, la volo è seguita, il basket è seguito da quattro fanatici come me. Te. Esatto. Senta, chiudo davvero con questo, mi dice le firme di quella pagina del lunedì? Allora, da Reggio Emilia, Maurizio Bezzecchi, Adelmo Tagliavini, no, o Primo Montanari? Quelli erano i corrispondenti. Sì, i corrispondenti, certo. La pagina la faceva... Intanto c'era Dario Colombo, e Werther Pedrazzi, così tanto per gradire, certo. C'era Paolo Timone, così tanto per gradire, tutti questi erano tutti professionisti. Poi c'erano i corrispondenti, c'era Gratis da Treviso, c'era Bezzecchi da Reggio, avevamo delle belle Grammellini, Massimo Grammellini, il nostro corrispondente di basket da Torino, ricordo. Non lo sapevo. Da Bologna chi c'era? Silvano Stella, che si firmava Beppe Mazzini, o no? Simone Stella, il figlio, magari no neanche. Ma da Bologna adesso non mi ricordo, però normalmente a Bologna si mandava un inviato. E quindi andavo io, andava Dario, andava Werther, qui non avevamo corrispondenti fissi. E poi il giorno, perché adesso mi si è raffreddata davvero la pasta. Abbracci, grazie, a presto. Ciao. Ti saluto, ciao. Grazie. Straordinario.